Ciao a tutti, sono Adri e bentornati sul mio canale. Oggi voglio trattare un altro argomento molto, soprattutto di tendenza e importante per tutti. Non è un clickbait, come scritto dal titolo, ma è più che altro un invito al rispetto delle regole e un video, insomma, in cui approfitto per informarvi della mia situazione attuale. Allora, ormai siamo dentro da 9 mesi in questa storia di questo coronavirus, ormai. Inutile parlarne, siamo fatti la quarantena, siamo subiti i dati, ci siamo fatti la nostra estate, le mascherine, il gel, il distanziamento sociale. Però purtroppo, come da me, come io ho sempre detto, non se ne viene a capo. Ci siamo fatti, insomma, sono periodi molto difficili questi, lo ammetto, sono difficili per tutti e soprattutto ci hanno cambiato la vita. Strano e difficile a dire, ragazzi, però ci hanno veramente cambiati. Forse non si sente molto questa differenza, ma col tempo si sentirà molto più forte. Siamo tutti partiti, vabbè, un virus cinese non verrà mai qua, resterà in Cina. Poi ci sono stati i primi casi, sì, ma sono pochi, ma un'influenza, vogliono solo i vecchi. E poi dopo siamo arrivati al disastro, alla pandemia, a una cosa recentemente mai vista prima. C'è anche da ammettere ovviamente che i dati sono quelli che sono. Ci sono dati, ovviamente vengono tamponate 200.000 persone al giorno, quindi non è neanche un decimo di quello che è tutta Italia. È difficile sapere quanti sono i positivi. Dati che sono un po' forfettari, io ne sono veramente sicuro, sono reali ma sono forfettari, e che a mio parere sono molto più alti di quelli che sono. Faccio intanto dei grossi complimenti allo Stato per aver fatto una campagna di sensibilizzazione veramente eccellente lo scorso febbraio-marzo, invitandoci a restare a casa. Ovviamente hanno dovuto applicare la legge per poterci far rispettare queste regole, giusto così. Siamo stati a casa, è stata dura per tutti, non abbiamo visto gli amici, alcuni partner, me compreso. Siamo stati in casa, non avevamo niente da fare, videogiochi, internet, quello che ci rimaneva. E abbiamo vinto la quarantena. All'inizio è stata comunque presa come un'influenza come le altre, tutti gli anni c'è l'influenza. Tutti gli anni le persone vecchie con patologie pregresse muoiono e quest'anno è successo in maniera molto più devastante rispetto agli altri. Io non appoggio teorie complottiste della serie l'hanno creato in laboratorio, ce l'hanno fatto apposta, il vaccino non lo fanno, ce l'hanno ma non ce lo danno. Non credo a queste cose, credo solo al fatto che, dato che ce l'abbiamo fatta a contenere questa emergenza già nei mesi di marzo e aprile e in parte maggio, ce la possiamo fare altrettanto adesso. Lo so che diminuire il nostro tenore di vita non è una cosa comoda, ma potete farlo per voi, ma soprattutto per gli altri. Spesso mi capita di imbattermi persone che, ma tanto non ce l'ho, ma tanto è di qui, ma tanto è di là. Però se ce l'hai e non lo sai, io ci lascio le penne. Perché dovrei lasciarci le penne col coronavirus, come appunto citato nel titolo? Intanto sono nato con un problema ai polmoni. Il coronavirus è polmonite, quindi cioè, più devastante di quello, penso ci siano solo veramente cose molto peggiori. Sono nato senza l'arteria polmonare, quindi l'arteria che porta il sangue dai polmoni al cuore, sangue e ossigeno. Quindi è inutile dire che in questo condotto che è stato ricostruito non ci sono difese immunitarie. Quindi se il virus dovesse appunto entrarmi nei polmoni, non ci sarebbe via di scampo, ci sarebbe sicuramente la terapia intensiva, ma penso che è la migliore cosa che mi possa succedere. Il problema di questo virus, a differenza di tanti altri che abbiamo avuto modo di prendere, di incontrare anche a scuola, negli anni passati, no? L'influenza che gira tutti gli anni. Stai in incubazione 2-3 giorni, poi ti viene la febbre tassativamente, stai a casa, finita la febbre, torni. Questa è molto particolare, questa c'è un'incubazione di 2 settimane, ci sono gli asintomatici. Probabilmente anche io sono stato asintomatico, chi lo sa? Probabilmente tanta gente che sta guardando il video è stata asintomatica e ha avuto la fortuna di non attaccarlo. Chi lo sa? Solo dalle analisi del sangue lo possiamo sapere. Dato che comunque è una cosa che non può essere sconfitta con il caldo, come tutti gli altri virus che ci sono, che più o meno verso ogni febbraio vengono fuori. Questo
Questa è una cosa che si può sconfiggere solo con la buona volontà. Ed è difficile da dire, da accettare, da poter mettere in atto. Giusto che tra dire e fare c'è di mezzo il mare, per carità. Però solo la buona volontà, e l'abbiamo dimostrato, siamo arrivati ad avere solo 100 contagi al giorno nel mese di maggio-giugno, per poi a luglio poter ricominciare. Qua faccio un appello a Damiano e Refaina. Io ti stimo veramente tanto, ma ti dico. Non puoi dire chiudete le discoteche e allora non riaprite le scuole. Sono due cose di importanza veramente diversa e soprattutto ci sono molti più assembramenti in discoteca che a scuola. Non dico che non ce ne siano a scuola. Ci sono a scuola, come alla fine ci sono anche i ristoranti, ci sono in palestra, ci sono gli allenamenti, ci sono da un sacco di parti questi assembramenti, però era troppo presto per poter riaprire le discoteche. Non è colpa dei giovani, assolutamente. I giovani, ho visto la maggior parte dei giovani a giro che sono molto responsabili. Altri no, come altri adulti, non sono per niente responsabili. Però vedo molti giovani che alla fine, me compreso, hanno preso molto seriamente la cosa, si muniscono di mascherine, al distanziamento sociale. Ed è così che dovremmo procedere tutti. Non ci sarà un secondo lockdown, quindi se saliremo a 20.000 contagi al giorno, molto probabilmente ci saranno lockdown selezionati in varie zone, ma non di tutto lo Stato come abbiamo già passato. Il mio invito, ragazzi, vi ho spiegato brevemente quello che ho, poi semmai farò un video molto più approfondito, ve ne parlerò proprio in maniera integrale. Il mio messaggio, oltre a quello che ho già cercato di darvi, oltre le mie opinioni, è quello di essere appunto responsabili. Perché una persona come me che può sembrare forte in forma, in realtà ce n'è veramente tanta. Sono tanti ragazzi e ne ho conosciuti abbastanza che rischiano come rischio io. Quindi non mi voglio spacciare come unico caso, assolutamente. Però il mio invito è veramente a prestare attenzione e se non la volete prestare a voi stessi, come minimo prestatela agli altri. Detto questo, io vi saluto. Alla fine di questo video non vi chiedo neanche di lasciare like, condividere, iscrivervi al canale. Fate voi, perché questo era un video non clickbait, un video dove volevo dare della sana informazione, anche se la maggior parte delle cose le sapete già, e vi invito a essere più responsabili, perché adesso la situazione, ragazzi, sta veramente, veramente peggiorando. Grazie della visione. E ci vediamo presto. Ciao a tutti.